Dai Pippo, quando vuoi. Amarezza per la sconfitta? Assolutamente, amarezza, delusione per questa sconfitta che purtroppo è arrivata. D'altro canto lo sapevamo che non potevamo vincere tutte le partite, quindi mettiamo in tasca questa sconfitta e con la cattiveria giusta andremo a affrontare la prossima partita. Tutino, vera spina nel fianco della difesa del Foggia, non siete riusciti a fermarlo quasi mai? Ah, Tutino un buon giocatore, ha dimostrato anche oggi, ha una grande gamba e soprattutto tantissima fame che secondo me lo porterà ad arrivare lontano. Cosa è mancato oggi al Foggia? Che girasse nel verso giusto forse un po' di pizzico di fortuna. L'episodio oggi è andato a favore del Cosenza con questo rigore e noi l'abbiamo un po' subito, non siamo subito riusciti a reagire, ci abbiamo messo un po' e poi loro in contropiede nel secondo tempo hanno trovato il 2-0 che ci ha definitivamente spezzato le gambe. Peccato non essere riusciti a riaprirla di nuovo, perché nel finale ci abbiamo provato in tutti i modi a segnare questo gol, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Forse si è pagato la rincorsa per annullare la penalizzazione? Ma sicuramente noi dovevamo partire forte, ci siamo riusciti, ma non è questo che ci ferma. Ci sta, dopo tre vittorie e una sconfitta in un campionato come il nostro, dove non siamo la Juventus che deve vincerle tutte, è un campionato super combattuto, ci sta assolutamente una sconfitta. Qual è la lezione che hai imparato il Foggia oggi? Ma nessuna lezione, noi teniamo il nostro equilibrio, come prima non eravamo dei fenomeni, ora non siamo scarsi. Ci sta, una partita ci può stare, ne abbiamo perse anche due di fila, ma non abbiamo perso le nostre certezze, da queste siamo ripartite e abbiamo fatto un filotto di tre partite che dovremo riuscire a ripetere il prima possibile. Bene, grazie. Grazie. Rizzo. Rizzo.